ricordo bene quel pomeriggio, me ne stavo sdraiata pensando con disperazione a una lista interminabile di problemi quando mi capitò un miracolo, qualcosa di caduto dal cielo. Ding dong! All'improvviso suonò il campanello. Era un pomeriggio un po' nuvoloso di primavera. Avevo dato solo una sbirciata alla rivista di annunci, ma ne avevo avuto subito abbastanza ed ero assorbita dall'operazione di legare con lo spago alcuni giornali in vista dell'eventuale trasloco. Sorpresa, corsi alla porta così com'ero, vestita a metà, e senza chiedere chi fosse, girai la chiave e aprii. Per fortuna che non era un ladro. Era Yuichi Tanabe. «Ah, salve! Grazie ancora per l'altro giorno!» dissi. Era un ragazzo simpatico di un anno minore di me. Al funerale era stato di grande aiuto. Mi aveva detto che studiava alla mia stessa università. Io in quei giorni non ci andavo. «Figurati», disse lui. «Già trovato un appartamento?» «Ma che ancora niente», risposi io e sorrisi. «Beh, non è facile. Vuoi entrare a bere qualcosa?» «No, grazie, vado di fretta», disse e sorrise. «Sono salito solo un attimo per dirti una cosa. Ho parlato con mia madre e... non verresti a stare da noi per un po'?» «Cosa?» feci io. «In ogni caso, vieni da noi stasera verso le 7. Ti ho fatto una mappa per trovare la strada.» «Ah!» Confusa, presi il pezzo di carta. «Allora d'accordo, Mikage, io e mia madre siamo davvero contenti che tu venga. Ti aspettiamo.» Sorrise di nuovo. C'era nel suo sorriso una tale freschezza che non riuscivo a staccare lo sguardo da lui. I suoi occhi mi sembravano vicinissimi mentre stava lì, in quell'ingresso che mi era così familiare. Ma doveva essere anche il fatto di sentirmi chiamare per nome all'improvviso. «Allora va bene, vengo.» Lo so, poteva essere l'insidia di un diavolo, ma lui era così cool. Sentì che potevo fidarmi. Nell'oscurità che mi circondava apparve una strada, come sempre accade quando un diavolo tenta. Ma era bianca, luminosa, e sembrava sicura, perciò risposi sì. «Bene, allora più tardi», disse lui sorridendo, e se ne andò. Prima del funerale della nonna praticamente non lo conoscevo. Fu quel giorno che Yuichi Tanabe fece la sua apparizione. Ricordo che mi chiesi seriamente se non fosse l'amante della nonna. Al momento di bruciare l'incenso chiuse gli occhi gonfi di lacrime e la mano gli tremava. Poi quando vide la foto della nonna riprese a piangere senza freno. Non potei fare a meno di pensare che il suo amore per la nonna doveva essere più forte del mio. Sembrava proprio disperato. Prendendosi il viso con il fazzoletto mi chiese: «Ti prego, lascia che faccia qualcosa.» E poi dette aiuto in molti modi. Yuichi Tanabe. Dovevo essere molto confusa se mi ci volle un bel po' per ricordarmi di quando avevo sentito il suo nome dalla nonna. Lavorava part-time dal fioraio da cui la nonna si serviva. Molte volte le avevo sentito dire: «Sai, c'è un ragazzo molto caro, si chiama Tanabe. Anche oggi è stato lui a servirmi.» Alla nonna piacevano molto i fiori e per non farli mai mancare in cucina passava dal fioraio almeno due volte alla settimana. Ricordavo vagamente che un giorno lui l'aveva accompagnata a casa portando una grande pianta. Era un ragazzo alto e snello, dai bei lineamenti. Di lui non sapevo niente. Avevo la sensazione di averlo visto dal fioraio lavorare con molto impegno. Anche dopo averlo conosciuto un pochino, chissà perché l'impressione di un tipo un po' freddo non cambiò. Il suo modo di fare, di parlare erano gentili, ma ugualmente avvertivo una distanza. La nostra conoscenza era tutta qui, in pratica, un perfetto estraneo.